Allora, sono Mario Tomaino, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative a Decollatura con la lista civica Decollatura nel cuore. Mi trovo qui, mio malgrado, per denunciare un atto intimidatorio nei miei confronti, un atto intimidatorio molto grave da parte del marito di una candidata alle prossime elezioni, il signor Emanuele Lobue. Minacce inoltrate tra l'altro tramite profilo Facebook rappresentante il simbolo del popolo della famiglia. Il signor Emanuele Lobue è il marito della dirigente nazionale e coordinatrice regionale del movimento Il Popolo della Famiglia, Angela Ciconte, candidata con la lista unica capeggiata da Gigi De Grazia. Ebbene, avendo io espresso opinioni in merito all'ideologia e ai principi del movimento del popolo della famiglia, che ovviamente sono stati accolti dalla lista unica, senza mai scendere sul personale, di tutto contro, inspiegabilmente mi trovo oggetto di queste pesanti minacce. Deve essere chiaro che né io né i componenti della lista temiamo queste minacce, non indietreggeremo di un millimetro, non ci intimoriscono. Per di più fatte da un movimento che dovrebbe professare pace e amore, ma di fatto così non è. Ho già querela redatta dal mio avvocato, che presenterò stamattina appena possibile. Non ci appartengono tali atteggiamenti intimiditori e riteniamo che le forze politiche in campo debbano prenderne le distanze da tali atti. Di contro, chi tace acconsente. Di contro ringrazio Libere TV, Riccardo Cristiano e l'operatrice Romina Di Spena, prontamente occorsi per dare voce alle mie istanze, per far in modo che io possa rendere pubblico questa mia denuncia. E li ringrazio di cuore. Grazie Riccardo, grazie Romina, grazie di cuore.